continuiamo l'azione a sostegno della campagna Mangio Italiano e quella a sostegno del Made in Italy. E tra le realtà ovviamente fortemente danneggiate sono le nostre piccole attività artigianali di produzione che ci sono in tutto il territorio e che in particolare nel periodo di Pasqua avevano un momento di particolare importanza. Ed ecco perché mi sono voluto collegare con Federico Di Orio del Torronificio Di Orio di Pentecane, che è in provincia d'Avellino, perché in particolare proprio in Irpinia noi siamo andati, diciamo virtualmente, perché ormai ci possiamo muovere solo online, il 21 di marzo a fare addirittura la piantumazione di un albero simbolicamente con il sindaco di Mercogliano, e siamo riusciti a far capire quanto l'Irpinia stia soffrendo in questo momento del coronavirus, quanti sono stati i casi, anche molti relativamente a una provincia piccola, e come adesso invece c'è la possibilità di fare uno sforzo. E io mi complimento innanzitutto perché ho visto che Federico ha voluto donare ai 3 ospedali che sono quelli dotati di terapia intensiva, quindi destinati ai malati gravi di Covid, che sono l'ospedale di Avellino, quello di Ariano Irpino e quello di Benevento, quindi si è allargato anche al Sannio, e ha voluto regalare dell'uva di Pasqua per dare anche un segnale, come dire, di festività in questo momento molto difficile, e sta proseguendo la sua attività solo con la vendita a distanza, online, bravo, e che però ovviamente non può rimediare, sarà solo, come dire, una piccola parte, ma è modo per aiutare questa nostra Irpinia. Quindi Federico, raccontaci come sta andando e come ti è venuta l'idea di fare anche questo omaggio alle 3 terapie intensive della Irpinia Sannio. L'abbiamo fatta a tutte e 3 perché Pentecane come paesino poi si trova a cavallo tra l'Irpinia e il Sannio. Noi siamo confinanti col Sannio, quindi ci sentiamo toccati quando sentiamo queste brutte storie da entrambi i lati. Sia volgendo lo sguardo verso Avellino o verso Benevento, vediamo oggi storie abbastanza tristi, quindi ci è venuto naturale pensare a tutte e 3 gli ospedali. L'idea ci è venuta così, è stato, come dire, nel sentire in questi giorni di tante donazioni, in realtà abbiamo potuto vedere come gli italiani sono stati bravi, come le grandi aziende italiane hanno donato tanto, però tutte le donazioni sono state di mascherine, di strumenti medicali, di tante cose che effettivamente servono in questo momento di grande urgenza. Noi abbiamo pensato di voler regalare un momento di frivolezza, un momento di un sorriso. L'idea è stata quella: portiamo nei luoghi dove in questo momento si combatte tra la vita e la morte, cerchiamo di strappare a queste persone un sorriso. La nostra più bella soddisfazione potrebbe essere che quando le riceveranno qualcuno sorriderà. Questa è stata l'idea. Quindi, essendo noi produttori di dolci e di uova pasquali e di torroni, ci è sembrata proprio la cosa più naturale del mondo allietare purtroppo queste giornate di gran lavoro e di grande stress fisico, psicologico e quant'altro che stanno subendo in questo momento medici e tutto il personale sanitario e anche le persone che si trovano ad orbitare intorno alle terapie intensive dei nostri ospedali. Grazie, io volevo infatti dare questa come buona notizia. Io, come rete Opera 2030, noi cerchiamo di mettere insieme le best practice e le buone notizie, perché spesso il mondo della rete e del web è pieno invece insomma di fake news, di insulti, di cattiverie, quindi un po' di bellezza e di bontà fa sì piacere anche in questo momento. Quindi io non solo ti ringrazio, ma vi auguro innanzitutto di uscire al più presto nel migliore dei modi dalla crisi, e di ricordo a tutti quanti che quindi tutte le nostre piccole attività artigianali, che sono più danneggiate perché i grandi circuiti dell'agroalimentare possono vendere nei grandi supermercati, nelle grandi catene. Voi ovviamente credo vendiate soprattutto nelle realtà più di nicchia, no? Noi vendiamo nelle enogastronomie, nei negozi specializzati che in questo momento sono chiusi. Sono chiusi, quindi per noi è una Pasqua che non c'è. Anzi, colgo l'occasione per dire che magari se ci sarà qualcuno che ci segue può andare a vedere il nostro shop, shop.torronediorio.com, e lì può vedere una piccola parte della nostra produzione, solo i prodotti che sono spedibili in questo momento.
Va bene, credo che anche questo è un modo per sostenere Io Mangio Italiano e il nostro Made in Italy. Quindi auguri, buona Pasqua anche a te. Grazie. E speriamo al più presto di festeggiare insieme, abbracciandoci di persona e non virtualmente. Sarà un Natale bellissimo, pensiamo al Natale che arriverà. Ciao a Natale. Ok, ciao, arrivederci. Arrivederci.